Bentornati alla pausa caffè del capoluogo. Questa mattina vi accompagniamo alla scoperta di un altro piccolo pezzo di mondo dalla parte opposta dell'Aquila. Siamo a San Demetrio e siamo qui per uno speciale naturalmente dedicato alle elezioni. Siamo in compagnia del vice sindaco, quindi dell'amministrazione uscente qui a San Demetrio, Antonio Di Bartolomeo. Grazie. Buongiorno Roberta, grazie a te. E siamo al bar Vestina qui di San Demetrio, nel adiacente, diciamo, al supermercato Visconti, lo storico supermercato di San Demetrio. Antonio Di Bartolomeo, intanto appunto dicevamo, lei è il vice sindaco uscente di questa amministrazione e anche qui come Pizzoli iniziamo, diciamo partiamo il nostro speciale con il pezzo che rappresenta l'amministrazione uscente, ma vuole per gentilezza magari sintetizzare a chi non la conosce un po' della sua vita, una piccola presentazione. Sì, innanzitutto ringraziamo il Caffè Vestina che ci ha ospitato questa mattina qui a San Demetrio e la redazione del capoluogo che grazie a lei. Ha pensato bene appunto di far conoscere appunto la campagna elettorale di San Demetrio al pubblico locale. Io sono il vice sindaco uscente, ho 39 anni, sono dal 2001 sono dipendente di Poste Italiane. Ho deciso di continuare a vivere qui a San Demetrio con la mia famiglia e con la mia compagna. Ho due bambini di 3 e 6 anni, Davide e Chloé, e che chiaramente voglio far vivere qui a San Demetrio, voglio che vivano in un paese che può migliorare a livello di servizi e di vivibilità. Per il resto la mia vita amministrativa viene da lontano. Nel 2000 la mia prima candidatura qui a San Demetrio è stata nel 2004, se non erro. Quindi giovanissimo. 2004, sì, perché c'è stato, è durata 6 anni il mandato, causa del terremoto, dopodiché mi sono preso una pausa appunto perché gli impegni erano diversi da quello che poteva essere la vita amministrativa di un paese che porta tanto tempo, devi avere tanto tempo a disposizione e quindi in quel periodo purtroppo non l'avevo. Dopodiché nel 2015 sono stato invitato dal sindaco uscente Silvano Cappelli a candidarmi con lui e portare avanti un progetto che insomma ritenevo fosse all'epoca ambizioso e oggi lo è ancora di più. Proprio sulla scia di questo, perché ha deciso di candidarsi proprio lei in prima persona come candidato sindaco? Allora, innanzitutto è un onore prendere il testimone di Silvano Cappelli che qui comunque ha amministrato per 20 anni, ha iniziato anche lui giovanissimo con la carica di vice sindaco. La mia candidatura viene un po' costruita dal percorso amministrativo che è stato fatto in questi 5 anni. In questi 5 anni che sono stati molto impegnati. Grazie, è arrivato il nostro caffè. Bene, ci fermiamo un attimo. Se la interrompo, grazie mille. Ringraziamo in particolare Fabio Gazzetta, il titolare del caffè Vestina qui a San Demetrio, che oggi ci coccola con una tazzina del tutto particolare. Questa è la mia tazzina ogni volta che vengo a prendere il mio caffè macchiato qui da Fabio. Grazie mille. Mi prego. Grazie. Grazie. Ci perdoni, l'abbiamo interrotta, speriamo di averle no, fatto. No, prego. No, figurati. Praticamente la candidatura, dicevo, è venuta naturalmente perché nell'arco dei 5 anni il gruppo di maggioranza è rimasto sempre molto unito e il gruppo di maggioranza anche nel corso dell'ultimo anno di amministrazione ha riconosciuto in me il ruolo di candidato sindaco e quindi è venuto diciamo dalla base del gruppo Uniti per San Demetrio. Questa cosa insomma mi riempie di orgoglio, ma chiaramente sono pronto ad affrontare un'amministrazione che sarà ambiziosa e che comunque dovrà portare dei risultati sulla base, sui pilastri di quello che è stato costruito in questi anni. Chi e come è composta la sua lista?
Sì, allora la lista è composta da consiglieri uscenti, tra cui l'assessore Di Bacco e altri due consiglieri che sono stati sempre presenti nel mondo amministrativo sandemetrano, che sono Giuseppe Ciccone e Massimiliano Cotugno. A questi, diciamo, i sei decimi della lista è stato integrato da Forze Nuove. Forze Nuove che si sono messe a disposizione di questa amministrazione e di questo paese, perché in primis dobbiamo pensare che la fase della campagna elettorale è solo la fase più facile di un'amministrazione, perché la cosa difficile è amministrare. Quanti abitanti ha? San Demetrio al momento ha circa 2000 residenti. Sono numeri importanti perché solo negli ultimi 5 anni la popolazione è cresciuta di 150 unità. È stata integrata, insomma, questa popolazione da persone venute dalla zona dell'Aquilano e che dalla Valle Subequana. Sono state costruite diverse abitazioni nuove, investimenti importanti anche, perché vediamo, insomma, costruire giornalmente, e questa cosa è positiva perché a livello territoriale è uno dei pochi paesi che sta crescendo. Qual è il futuro di San Demetrio secondo lei? Allora, quindi la sua visione politica? La mia visione per San Demetrio è sicuramente di far diventare San Demetrio una stazione turistica di media collina importante, sulla falsariga di quello che può essere Rocca di Mezzo, Vindoli e tutti quei paesi della montagna. Noi nella montagna chiaramente non ce l'abbiamo, ma abbiamo altre risorse altrettanto importanti come il Lago Sinizio e le Grotte di Stiffe. Grotte di Stiffe in primis, che non è un bene solo di questo territorio, ma è un bene di tutta la nazione Italia, perché abbiamo l'esclusività che è una grotta unica per le sue caratteristiche. È visitata tutti gli anni da oltre 50.000 visitatori. L'interesse di questa amministrazione c'è stato dopo 22 anni di gestione pubblica, diciamo, da parte di una società privata. Allo scadere della concessione, l'amministrazione ha deciso con forza di riprendere e gestire in maniera diretta quello che era il complesso turistico delle Grotte di Stiffe, e sulla base di questo cerchiamo di ripartire, riprendiamo con forza la crescita di questo complesso turistico, che è legato anche al Lago Sinizio. In questo ultimo periodo post-Covid, che comunque non era scontato portare turisti in questo territorio, è stato di attrazione attrattiva per tantissime persone che hanno voluto visitare queste bellezze naturali. Le basi ci sono, noi ripartiamo anche con dei pilastri certi e con delle basi già messe negli ultimi consigli comunali, che comunque vengono dal lavoro di 2 anni, di gestire questo complesso tramite una società in-house, che sarà comunque costituita subito dopo l'elezione, non solo per gestire la parte turistica, ma anche tutto quello che sono i servizi. Perché? Perché pensare a una cittadina turistica di media collina con rilevanza regionale e nazionale significa accrescere anche gli altri servizi. Quindi a crescere quello che è il mondo scolastico, con la gestione della mensa, quindi dare un prodotto di qualità migliore e che possa essere di attrazione per quelli che sono i ragazzi e i bambini che vengono qui a studiare. Se la dovessi brutalmente concentrare, diciamo, in due proposte fondamentali per quello che potrebbe essere il suo mandato, qualora vincesse. Le due priorità secondo lei? Allora, le priorità principali sono quelle di innanzitutto aumentare i servizi, come ti dicevo.
Aumentare i servizi significa continuare ad accrescere la posizione del distretto sanitario, quindi dare ancora più servizi rispetto a quello che abbiamo potuto fare in questi 5 anni, e che comunque l'altra è accrescere la vivibilità di questo paese. La vivibilità che però prende, non mi posso concentrare solo su un argomento. L'argomento spazia dalla vivibilità scolastica a quella turistica, a quella dello sport e a quello che sono i servizi comunali. Tutto qua. Benissimo, allora noi ringraziamo il candidato sindaco Antonio Di Bartolomeo per questo spazio che ci ha dedicato e gli auguriamo un buon lavoro per una buona campagna elettorale. Grazie a voi, grazie che mi avete invitato. Buona giornata. Continua lo speciale del capoluogo da San Demetrio e siamo in compagnia dell'altro candidato sindaco, Simone Ulizio. Grazie per la disponibilità. Buongiorno. E vorremmo iniziare con una sua piccola presentazione a chi o per chi non la conosce. Beh, diciamo che mi candido appunto a sindaco del comune di San Demetrio dopo un'esperienza, diciamo, come consigliere di 2 mandati ed è il frutto appunto questa candidatura di un percorso che ho condiviso con tante persone, con tanti cittadini di San Demetrio che siamo, diciamo, non mi sono autoscelto, diciamo, è stata una scelta che è arrivata da più parti e abbiamo condiviso appunto e discusso con tante persone, con i giovani, diciamo, i corpi intermedi di questo paese. E lei vive qui a San Demetrio, quindi? Io sono sandemetrano di nascita e vivo qui da appunto da sempre e con e sono lavoro qui all'Aquila per una, appunto sono il responsabile amministrativo di un'azienda aquilana e mi occupo. Ecco che arriva il nostro caffè, mi perdoni se la interrompo, siamo ospiti del caffè Vestina appunto di Fabio Calzetta che ringraziamo, grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Il suo caffè, Fabio, io non faccio il bis perché altrimenti non dormo per una settimana. Grazie infinite. Io la sera non lo prendo. Esatto, grazie mille. Grazie allora a Caffè Vestina qui nel supermercato appunto di Visconti e ci perdoni, mi auguro insomma di non averle fatto perdere no assolutamente il filo, appunto prego. Faccio responsabile amministrativo di un'azienda qui all'Aquila appunto e mi candido appunto come dicevo prima dopo un percorso che è durato, diciamo, soprattutto gli ultimi 5 anni. Perché ha deciso di candidarsi? Ho deciso di candidarmi, allora, quando uno decide di candidarsi, appunto, oltre al fatto di essere innamorati della politica diciamo, averla come passione, nella mia famiglia ci sono stati sempre dei candidati alle elezioni comunali, sì. Quindi, diciamo, è anche una... Mio zio, diciamo, è stato un candidato storico con Ezio Leonardis. Poi c'è stato mio parente acquisito Paolo Minazzi e poi c'è stata anche mia cugina Nunziatina che è, diciamo, che tutti conoscono e poi è arrivato, diciamo, il più piccolo della famiglia, sono arrivato io. E oltre al fatto appunto che questa diciamo, passione ci è stata tramandata, ecco, ce la siamo tramandata anche perché appunto crediamo che la politica serva ad unire come esperienza e mai a dividere. Ed essere appunto un qualcosa di inclusivo e mai di esclusivo. E quindi appunto mi sento di poter rappresentare e di dare con la mia energia qualcosa per il mio paese. Saluto Rossana che è passata. Certo. Siamo un po' qui in mezzo alla strada, in effetti i passanti ci sono, sente il traffico. Insomma, San Demetrio è una cittadina molto, molto viva, insomma, no? Assolutamente viva e anche se, diciamo, con il terremoto e come tutti purtroppo, diciamo che era un qualcosa di non prevedibile, diciamo, ha avuto i suoi problemi e un po' di smalto l'ha perso, diciamo, ecco, e questo è anche uno dei motivi per cui mi candido, perché sono una di quelle, diciamo, persone che crede che San Demetrio debba meritare, diciamo, un posto il posto che occupava prima, diciamo, anche perché è un punto di riferimento commerciale anche dal punto dei servizi e quindi questo va soltanto, diciamo, riaumentato e ripotenziato.
Come chi compone la sua lista? Allora, la lista, come diciamo già ho detto nella mia presentazione, ci sono formata da quattro donne appunto che ho detto che saranno la vera forza motrice di questa lista, con le loro competenze tutte diverse tra di loro. Sono alcune diciamo erano già candidate la scorsa volta, si sono riproposte, crediamo e credo fortemente appunto che con il loro, diciamo, i loro percorsi lineari possano ridare un volto nuovo e portare la loro, diciamo, la loro bellezza e la loro competenza all'interno dell'amministrazione e anche del paese, perché il paese appunto credo che vada anche riabbellito anche dal punto di vista estetico, ridonandogli un tantino di decoro anche urbanistico e anche di rispetto delle regole, che non guasta mai. Quale futuro si aspetta per San Demetrio? Io sinceramente sono molto fiducioso. Nel nostro primo appuntamento elettorale in piazza c'erano molti giovani e credo appunto che si possa dare grande e si debba dare grande spazio e grande ascolto a queste persone, cioè soltanto rimettendo le persone al centro di questo progetto riusciamo a fare qualcosa di veramente propositivo. Non bastano gli 8, gli 11 consiglieri che vengono in consiglio o amministrare soltanto in 8 persone, ma credo che la condivisione sia l'elemento principale rispetto al quale passa una buona azione amministrativa. Se riusciamo a fare questo, riusciamo anche ad amministrare bene, a produrre atti amministrativi di qualità, che siano importanti, che siano significativi, che abbiano riflessi significativi sulla popolazione, diciamo. Quali sono secondo lei però, diciamo, gli elementi che possono dare un futuro? Beh, allora, innanzitutto, oltre, diciamo, il fatto immateriale, che credo sia quello più importante, come dicevo. Materiale umano intende, sì, certo. Di rimettere al centro le persone e oltre appunto di restituire dei luoghi non fisici, cioè facendo ritornare un senso di appartenenza al nostro paese e alle persone che lo abitano, di farle sentire partecipi appunto di questo progetto. Credo che la ricostituzione di alcuni spazi fisici, partiamo da, appunto dalle strutture sportive, dalle strutture per gli anziani, il potenziamento di alcune strutture, diciamo, sanitarie in collaborazione sicuramente con l'ASL, anche perché, diciamo, la pertinenza di alcuni progetti è sicuramente dell'ASL, ma il Comune può collaborare implementandoli e declinandoli in maniera maggiore, come appunto è quello che abbiamo, che è l'infermiera di comunità, la casa della salute. Per l'appunto abbiamo il problema del medico di base, cioè, che deve essere, diciamo, cambiato a causa della morte prematura del dottor Lagli, appunto, e devo dire che una candidata della lista appunto si sta facendo promotrice di aiutare tutte quante queste persone nella gestione appunto di pratiche burocratiche che le persone anziane e fragili dovrebbero affrontare. Qual è secondo lei la vocazione di questo territorio? Ma io le dico soltanto che nel 2017, quando noi abbiamo fatto la battaglia contro il forno crematorio, perché credevamo che fosse una scelta assurda portare un forno crematorio a 1 chilometro dalle grotte di Stiffe, eravamo stupiti. In un consiglio comunale ci fu detto dall'ex sindaco e dall'attuale vice sindaco come avversario che San Demetrio non aveva una vocazione turistica. Poi forse con il proseguo si sono, diciamo, ravveduti rispetto a questa cosa. E credo che la vocazione di San Demetrio sia innanzitutto turistica e commerciale. Anche perché alla luce di tutti, diciamo, questi eventi che si sono, come il Covid, diciamo, il virus sempre più persone che cercano un aumento della propria qualità della vita, credo che un paese come San Demetrio, con una serie di servizi, possa essere un attrattore, ma diventa attrattore nel momento in cui però offre anche dei servizi con una qualità efficiente, e questo con un connubio tra pubblico e privato, perché, diciamo, non ho una visione completamente pubblica della gestione dei servizi, quindi anzi non credo che le amministrazioni debbano fare gli imprenditori o attività commerciali. Credo molto anche nell'iniziativa privata, e
appunto le grotte di Stiff e il lago sono sicuramente un attrattore, però va anche rivitalizzato il tessuto commerciale e vitale di questo paese. Mi dispiace appunto che sicuramente la scuola, che è un'eccellenza di questo paese, con rammarico dico che abbiamo perso un'altra eccellenza, e che è quella dell'Istituto Montessori, che oggi, di cui Villa Sant'Angelo oggi può fregiarsi, mentre noi ce l'avevamo qui, anche perché le persone che lo gestiscono sono di San Nemerio, avevano voglia di rimanere a San Nemerio e non gli è stato possibile, e quindi questo è uno dei rammarichi. E noi cercheremo appunto in quest'ottica di reimplementare e di riaumentare i servizi di questo paese, e soprattutto di essere vicino alle categorie più fragili, che sono gli anziani, le persone sole, le persone che hanno problemi, e questo si fa appunto con riavvicinandoci alle persone, ed è questo il nostro progetto. Quali potrebbero essere, secondo lei, le due priorità assolute di un suo possibile mandato, qualora dovesse essere eletto e quindi scelto dalla popolazione? Beh, diciamo che questo è stato anche argomento del mio comizio. Innanzitutto la priorità è decoro urbano che va restituito al paese, l'ampliamento del cimitero, perché il cimitero naturalmente non ha più un posto dove le persone possono essere tumulate, un riassetto delle strutture sportive di questo paese, e iniziare a riprogrammare. Naturalmente anche vogliamo entrare in comune per valutare la situazione rispetto al complesso turistico, dialogando con tutti. E diciamo che, come ho già avuto modo di dire in consiglio comunale, non sono preconcettualmente contrario a nessuna scelta, società in house o affidamento gara per quanto riguarda il complesso, però diciamo ho bisogno di una ricognizione rispetto a quello che sta succedendo, anche perché, come la cittadinanza immagino saprà, c'è un contenzioso molto forte in corso tra il comune e la Stiff, la vecchia società di cui il comune peraltro è ancora socio, nonostante ci sia una delibera di dismissione, ma le quote sono ancora in carico. E lei come vedrebbe la gestione delle grotte di Stiff? Come vedo io la delibera? Come la vedrebbe? Ma guardi, io credo che appunto 5 anni fa dicevano che quando ci siamo proposti che avremmo tolto la gestione alla Stiff S.P.A. Oggi dicono che restituiremo la gestione delle grotte alla Stiff S.P.A. Nessuna delle due ipotesi era praticabile, nel senso che lì c'era una concessione che scadeva e la restituzione delle grotte in maniera diretta non è possibile, anche ci sono delle leggi e si va per bandi. Quindi il nostro presupposto è sicuramente di entrare, valutare tutto, anche perché appunto abbiamo chiesto negli atti, ho fatto un accesso agli atti e ho chiesto una relazione agli avvocati riguardo la situazione dei contenziosi legali, per capire quello che poi andremo ad affrontare nell'attività amministrativa. Mi sembra insomma che abbiamo toccato tutti i punti che avevamo nella nostra lista, quindi possiamo concludere qui il nostro speciale sulle elezioni per la scelta del futuro sindaco di San Demetrio. Ringraziamo quindi il candidato Simone Ulizio e soprattutto il caffè Vestina di Fabio Calzetta, che ci ha ospitato questa mattina. Grazie a tutti per averci seguito e al prossimo speciale del Capoluogo. Da Roberta Galeotti è tutto. Grazie. Presto.